Una squadra che unisce tutto il centrodestra, la Casa dei Moderati, i civici di Lucio Paesani, piuttosto che Davide Frisoni. C'è una squadra coesa, tutta insieme, per sostenere i programmi che facciamo. I nostri programmi sono concreti, non sono programmi che non verranno mantenuti, perché siamo tutti i giorni, da diverse settimane, in mezzo alla gente, in una fase di ascolto, di vicinanza. Vogliamo fare in modo che quello che noi diciamo sia già stato condiviso, e un lavoro fatto in squadra significa arrivare dopo un ascolto a una grande decisione, non decisioni prese dall'alto. Per questo faremo tante azioni, dai quartieri, per portare vicino alla gente le esigenze dell'amministrazione, e viceversa, cioè l'amministrazione ascolta la gente tutti i giorni, non solo quando deve inaugurare un monumento piuttosto che un arredo. Quindi saremo in grado tutti insieme di fare questa strada, che non lascia indietro nessuno, che non abbia periferie, perché noi crediamo davvero che Rimini sia una e non tante e diverse fra loro. Siamo già stati in campagna, siamo già stati dove c'è il mondo del lavoro, perché crediamo che il turismo debba ritornare ad essere un bel punto di riferimento in Italia e in Europa. Rimini lo merita, ma così anche il terziario, le imprese, che sono per noi un punto di riferimento, perché sono lavoro per i nostri cittadini, per le nostre famiglie. Abbiamo presentato un candidato capace, un candidato preparato, un candidato che ha esperienza, Enzo Ceccarelli. Penso sia sotto gli occhi di tutti che è sicuramente il candidato più forte, quello che la città di Rimini merita. Dall'altra parte abbiamo delle copie, una segretaria di partito che ha litigato al suo interno, non si capisce bene chi sia il vice sindaco, chi è il sindaco, certo è, sono delle brutte copie. Noi stiamo presentando un progetto serio, per la prima volta forse c'è la vera possibilità di vincere, ce la metteremo tutte, quindi stiamo già lavorando a tappeto con una grande squadra, con tanti candidati, con tanto entusiasmo, per cercare di chiudere la partita al primo turno. Qui c'è bisogno di sicurezza per le famiglie, per i turisti, per i bambini, rilanciare sicuramente e far diventare Rimini la città più sicura d'Italia, è un grande obiettivo. Nelle realtà dove abbiamo vinto, le città dove abbiamo vinto, non so se sono quelle più sicure d'Italia, però dopo pochi mesi sono salite in ambito di sicurezza nelle varie statistiche. Lo faremo anche per Rimini, e quindi sicuramente il primo punto. Poi c'è da riguardare il piano infrastrutturale, c'è da rilanciare la città,